continuare questa serie di serate, di incontri nei quali raccontiamo e invitiamo ospiti illustri a raccontare cose che magari normalmente non sono sempre facili da trovare, da conoscere. Vi presento solo un attimo, io sono un medico, ho iniziato a lavorare nell'ambito della medicina energetica prima della laurea, mi sono occupato di shiatsu, ho fatto per tanti anni terapia dello shiatsu, ho avuto il massaggio connettivale, ho studiato acupuntura, ho studiato omeopatia, da piccolo. E per quanto riguarda il tema della nutrizione, di cui parleremo questa sera, mi sono approcciato alla nutrizione proprio all'inizio dal punto di vista della medicina cinese. Sapete che la medicina cinese è un tema molto complesso. Molte volte noi pensiamo che sia solo l'acupuntura. In realtà, nell'idea tradizionale della medicina cinese, l'acupuntura è l'ultimo dei cinque interventi che sono stati gli abilitanti, diciamo. Il primo intervento è l'alimentazione, ma è un motivo molto semplice. L'acupuntura serve a muovere le energie, ma se io ho poca energia, quindi se non mangio, se mangio male, e se non mi muovo, quindi se ho poca energia respiratoria, poca energia alimentare, chiaramente con gli aglio non potrò muovere granché. Per questo nella medicina tradizionale si usa prima di tutto lavorare sull'alimentazione, poi sull'attività fisica, poi c'è il massaggio, poi sono verde, e da ultimo ci sono gli aghi. Bruno, scusa se ti interrompo. Passano due ore questa. Ah, ok. Per cui, siccome dopo due ore tutti si rompono le scatole. Cerchiamo di restare per due ore. No, anche perché ho una figlia da andare a recuperare prima che si secchi al sole. Devi dargli interagire. Ecco, detto questo, vedo che avete compilato il vostro questionario, tenetelo lì per dopo perché fra un quarto d'ora capiremo la necessità. Quindi, questa sera il titolo della serata è stato Food and Lifestyle. Io Roberto ogni tanto ce la tiriamo con l'inglese perché siamo dei noti anglofoni. Ah, io odio l'inglese, ma in questo caso suonava meglio l'inglese che l'italiano. È un titolo bellissimo. Alimentazione, stile di vita è talmente lungo che messo così devo dire che... E sintetizzi, infatti. Quindi parleremo della nutrizione e parleremo dello stile di vita, quindi della necessità di trovare motivi del nostro malessere, dei nostri problemi di salute, anche a livello alimentare, e parleremo di come è possibile migliorare la condizione, salute e benessere, lavorando sull'alimentazione e sullo stile di vita. Questo discorso parte tanti anni fa, come vi dicevo, dallo studio della dietetica tradizionale cinese e dallo studio dei modelli della nutrizione occidentale. Sapete che anni fa si lavorava in maniera abbastanza semplicistica sulla nutrizione, cioè bastava la bilancia, un metro, e si facevano le recuperazioni e si decideva che dieta dare alla persona. Nel mio lavoro ho cercato sempre, se possibile, di trovare delle verifiche strumentali, delle verifiche riconosciute, quindi poter fare le cose in modo tale da avere delle certificazioni. All'inizio, tanti anni fa, avevamo una società che era la Società di Medicina Biocibernetica, dove lavoravamo per avere il piccolo di fuori, un vecchio sistema nato negli anni della Seconda Guerra Mondiale, che poi è stato superato e implementato da apparecchiature nuove di cui abbiamo parlato anche in questa sala. Naturalmente, con il progredire della tecnologia, siamo riusciti ad avere strumentazioni e modelli di interpretazione che ci permettono, oggi, in maniera molto elegante, molto scientifica e riproducibile, di studiare il modello metabolico della persona, cioè come quella persona funziona a livello fisiologico e biochimico, in relazione ad altri parametri, innanzitutto per l'alimentazione. Quindi la vecchia domanda che si faceva al medico: sono sovrappeso, cosa devo fare per calare di peso?
cosa devo mangiare e che cosa non devo mangiare, cosa mi toglie, no? Sì. Sono discorsi che si sentono in giro, sono andato da questo pane e mi ha tolto questa cosa, no? Ormai siamo andati avanti anni luce, perché il problema non è togliere le cose, il problema innanzitutto è capire cosa c'è che non funziona e quali addentellati ha questo malfunzionamento nei confronti di altri aspetti della nostra vita. E quindi di conseguenza, come sempre in medicina, medicina e chirurgia, per fare qualcosa dobbiamo capire, dobbiamo farci un modello della situazione e poi produrre una modalità operativa, cioè fare qualcosa per cambiare e verificarlo. Per questo la disciplina oggi nutrizionistica si avvale di modelli scientifici all'avanguardia e di strumenti tecnologici, peraltro molto semplici e rapidi da usare, che ci permettono di studiare come sta funzionando quella persona. E stasera parleremo anche di questo. Questo discorso è indicato per tutti, perché tutti noi abbiamo problemi che riguardano il nostro metabolismo, di più o di meno. Quindi, innanzitutto, persone in sovrappeso o sottopeso, lo sappiamo, è evidente che se una persona pesa tanto di più o tanto di meno, qualche problema ci sarà. Gli anziani, vedremo nella parte terminale quando si parla di misurazioni, che noi possiamo monitorare gli anziani in maniera molto efficace, in tempi molto brevi e soprattutto senza invasività, in modo da avere dei parametri che ci dicono se quell'anziano è in buona salute, ma anche dei parametri predittivi. Se io studio quanta massa muscolare ha quell'anziano, so predire quale sarà il suo futuro prossimo e anche più lontano, perché per certi versi la sopravvivenza dipende dalla nostra quantità di massa magra, ossa e muscolo. Sapete che nell'anziano, uno dei problemi importanti è la caduta. Se cade una frattura al collo del femore, la vita cambia drammaticamente. Allora parliamo di osteoporosi, e allora parleremo di cause che determinano l'osteoporosi. E qua per molti c'è una sorpresa, perché in genere pensiamo che l'osteoporosi sia dovuta a certi fattori, ma in realtà non è vero, deriva da altri fattori. E ve lo accenno, uno dei fattori più importanti è l'acidità che abbiamo nell'organismo e che deriva o da processi infiammatori cronici e o dall'alimentazione troppo ricca di sostanze acidificanti. Ne parliamo dopo. Gli sportivi sono sistemi ad altissima energia. Ciao Antonella. Molto ben tarati, molto ben finalizzati, che servono da modello di studio. Uno sportivo è una persona che ha una grande massa muscolare, una grande massa ossea e quindi ha una grande capacità di compliance, sopporta meglio delle persone tra virgolette normali, se richieste in prima fila, sì. Sopporta meglio di una persona normale i carichi dovuti allo stress, dovuti ai patogeni, all'alimentazione alterata. Persone che sappiamo già abbiano disturbi metabolici, ipertesi, diabetici, artrite reumatoide, ma anche crisi di panico, ansia, insonnia, sono tutte situazioni che vedremo sono estremamente correlate. Noi siamo ancora abituati a pensare che ho l'ansia, vado dallo psicologo, non dormo, vado dal mio medico, non mi vengono le mestruazioni, vado dal ginecologo, giustamente, è vero, tutto questo è verissimo. Però cos'è importante avere? Uno sguardo comune, cioè capire che tutti questi problemi sono come i petali di una margherita, cioè iniziano tutti dal centro del fiore, quindi sono tutti collegati tra di loro, non sono staccati. Persone con problemi di infiammazione cronica. Quanta gente conosciamo e quanti vedremo in questa sala soffrono o non soffrono ancora di infiammazione cronica. Vi anticipo, ma ne parliamo poi ancora meglio dopo. Scusate, ne parlo meglio dopo. Vi anticipo il fatto che noi umani, nello stadio attuale della nostra evoluzione, non abbiamo ancora prodotto uno schema, un software che ci permetta di gestire l'infiammazione acuta in un modo e quella cronica in un altro.
Noi abbiamo un unico software per l'infiammazione acuta. Quando ci cronicizziamo per vari motivi, non facciamo altro che ripetere e portare avanti questo schema. È come se noi avessimo una macchina con 7 marce e usiamo sempre la prima. Certo che funziona, va avanti, però la macchina si consuma prima. Perché cronicamente, cioè nel passare del tempo, noi usiamo dei settaggi, delle configurazioni che hanno senso nel periodo acuto, quindi hanno senso in giorni, ore, giorni, settimane, mesi, 6-8 mesi, ma dopo diventano inadeguati. Però è l'unica cosa che possiamo fare, quindi andiamo avanti in questo modo e ci ammaliamo ulteriormente per gli effetti del nostro modo di gestire l'infiammazione. E comunque la serata è dedicata a chiunque voglia approfondire i temi che sono stati annunciati, quindi chi si è interessato alla salute e al benessere. Questo è un centro benessere e abbiamo una clinica alle spalle dove lavoriamo ad ampio spettro. Quindi, quello che vi ho detto prima, la ricerca scientifica attuale nel campo della nutrizione e del metabolismo oggi è orientata a chiarirci le connessioni tra tutti questi problemi: stile di vita, nutrizione, dolori cronici, infiammazione cronica di basso grado. Perché si chiama di basso grado? Perché non è percepibile tante volte, se non attraverso sintomi, li avete scritti lì davanti a voi, che una volta venivano definiti sintomi vaghi. Perché sintomi vaghi? Perché all'inizio, tanti anni fa, non si sapeva come correlare. La persona veniva da noi, e noi diciamo anche se noi non lo siamo, andare al medico di base, cioè, dottore, ho questo, quest'altro, sono un po' stanco, mi gira la testa, ho l'acidità di stomaco, mi fa un po' male la schiena. Quindi una serie di sintomi che non erano correlabili solo allo stomaco, solo a quest'altra cosa, ma vaghi. Quindi non si sapeva a che cosa agganciare. Gli studi che sono stati fatti a livello internazionale hanno portato a capire che questi sintomi che avete scritti lì davanti non sono più sintomi vaghi, ma sono correlabili, sono da mettere in relazione con la funzionalità del sistema neuroimmunoendocrino, cioè di quel sistema complesso che comprende sistema nervoso, sistema immunitario, sistema endocrino, che serve al cervello per dialogare con l'organismo. Dato che il nostro cervello ha una funzione principale, che è quella di mantenerci in vita, non di ricercare il benessere. Il cervello non ricerca il benessere, parlo del cervello che si occupa della sopravvivenza. Il cervello cerca soltanto di mantenersi in vita. L'algoritmo, diciamo così, comune a tutte le forme di vita sul nostro pianeta è sopravvivere, lo ripeterò ancora, ma è importante, sopravvivere a ogni costo in un ambiente mutevole per riprodursi. Noi viviamo sulla base di queste quattro azioni e viviamo usando le tre precedenti per arrivare all'ultimo, cioè alla riproduzione. Questo lo fa chiunque o qualunque cosa che sia viva, dal microorganismo più piccolo fino a noi che siamo la cosa più spettacolare dell'universo conosciuto, anche se non sembra, sembra che sia così. Per fare, torniamo al nostro discorso sulla correlazione tra sintomi e stato di salute, per fare questo tipo di discorso, quindi per crearci questo modello di comprensione e per avere la possibilità di trattare le persone, abbiamo oggi a disposizione varie strumentazioni. Ve le cito qua, il PPG è una pleurismografia che ci dà una valutazione dell'attività del sistema neurovegetativo, dopo le vediamo anche più nel dettaglio come esempi propri, adesso ve le descrivo. La Domex, che è quella macchina grande verde che vedete lì sopra, la Domex ci serve per localizzare le infiammazioni nell'organismo in maniera bidimensionale, come la battaglia navale, e la versione più recente della Domex ci serve anche per definire lo stato emozionale della persona, quindi vedremo se la persona è in ansia, se è preoccupata, eccetera. È una cosa molto significativa. Non sono tante le emozioni contemplate, ma è vero, è così. Poi c'è la BIA, che è quell'altra macchinetta verde sulla sinistra. La BIA è un'impedenziometria e si serve a studiare nel dettaglio
la composizione corporea. Se noi non conosciamo la composizione corporea, non abbiamo la minima idea dello stato di salute di quella persona. Per avere un'idea più definita dobbiamo innanzitutto studiare l'attività del sistema neurovegetativo. Sapete cos'è il neurovegetativo? No? È quel sistema composto da due branche, da due rami, il simpatico e il parasimpatico. È come fosse l'acceleratore e il freno della macchina. Uno dei due sistemi attiva le funzioni, l'altro dei due sistemi le rallenta. Per esempio, noi al mattino, quando ci svegliamo, dovremmo avere il simpatico molto attivo. Non sempre siamo simpatici alla mattina alle sveglie, ma il nostro sistema simpatico dovrebbe essere attivato. Vuol dire che siamo carichi di energia, ci svegliamo ottimisti, abbiamo fame e sete e siamo pronti per la giornata. Il depresso comincia in tutt'altro modo, non si vuole alzare, non ha fame, non ha sete, eccetera. Questo è il simpatico. Il parasimpatico che cos'è? E l'altro lato è quello che si attiva quando mangiamo per digerire. Sapete che quando digeriamo ci viene la biochetta, no? Perché entra in attività, entra in attività il parasimpatico, cioè il nervo vago sostanzialmente. Il nervo vago cosa fa? Allontana, tira via il sangue dalla muscolatura e lo mette nell'addome, perché lì dobbiamo avviare i processi digestivi. Tenete conto che l'addome contiene l'intestino. L'intestino, se lo spalmiamo, se lo allarghiamo tutto, è grande come un campo da tennis. Quindi immaginate dover portare il sangue in un campo da tennis, insomma è un'attività importante. Quindi è fisiologico avere l'abbiocco dopo il pasto. Il simpatico scende, si alza il parasimpatico, digestione, un'ora e mezza, due, e poi il simpatico si alza di nuovo, si abbassa di nuovo il parasimpatico. L'altra fase del parasimpatico importante è la notte. Noi andiamo a letto, vedremo dopo quali sono le condizioni ottimali, e vogliamo dormire. Tutti qui dentro dormiamo bene quando andiamo a letto? C'è qualcuno che soffre di insonnia, di risvegli precoci? Tutti. Quasi tutti. Io direi tutti, perché comunque sì, sì. Non ci aveva una buona analisi. Se fa un'analisi più precisa. Dopo lo vediamo dalle vostre risposte. Eh sì, perché è importante. Ecco, allora, il parasimpatico si attiva quando andiamo a letto, quindi spegne la macchina lasciando attivo soltanto il pilota automatico e dovremmo dormire. Quando riusciamo a dormire? Quando andiamo a letto con la glicemia bassa e quindi non siamo più nel sistema del simpatico, cioè si deve attivare il nervo. Se lo sentite, io dico sempre, scusa se ti interrompo, perché è una battuta, se alla sera ti viene da bisticciare con papà, non bisticciare, scendere lì, aspetta con la mattina, così stasera si attiva il parasimpatico, allora la mattina ti svegli, ti incazzi come una biscia perché devi bisticciare, e così stimoli il simpatico alla mattina. Esatto, noi dovremmo, questo è il lifestyle familiare, cioè dobbiamo ricordarci di cosa attiviamo in quella circostanza. Se nel momento di dormire ci svegliamo, è chiaro che non dormiremo tanto bene, e ci sveglieremo la mattina che non abbiamo ancora finito di dormire. Quindi chi soffre di insonnia, di risvegli precoci, molto probabilmente ha dei disturbi nell'attivazione del nervo vago durante la notte. Quindi i nemici del vago di notte sono mangiare tardi, mangiare carboidrati, fare attività fisica eccessiva, bere il caffè, fumare, guardare il tablet, dove sono i 17enni. Quindi usare gli schermi che emettono una luce bluastra, la quale contrasta l'attività della nostra ghiandola pineale che dovrebbe produrre la melatonina e invece dormire. Quindi un bel circuito. Noi di notte dobbiamo fare due cose: uno, riposarci, quindi vuol dire andare tante volte nel teta delta, che è un ritmo profondo, poi facciamo i sonni. Seconda cosa importantissima, noi di notte dobbiamo recuperare quello che abbiamo fatto di giorno. Di giorno siamo attivi, consumiamo la massa magra, quindi ossa e muscolo, e depositiamo grasso perché mangiamo. Di notte dobbiamo fare il contrario, lo switch del metabolismo, quindi a spese del grasso, usando quell'energia, dobbiamo produrre massa magra, ossa e muscolo. Dobbiamo avere però il tempo per poterlo fare. Il tempo e la fase metabolica corretta.
Se mancano queste due cose, e lo vediamo perché gli apparecchi ce lo evidenziano, è difficile dormire. Naturalmente una delle risposte allo stato metabolico alterato, come abbiamo visto già prima, ci viene dalla nutrizione, e la nutrizione, vedremo, deve seguire uno schema particolare, quindi ciò che mangiamo deve seguire uno schema alcalinizzante, quindi non deve produrre acido in eccesso, deve essere circadiano, vuol dire spalmato nella giornata a seconda dei nostri ritmi circadiani. Sapete che noi abbiamo dei ritmi per ogni organo, ma in generale al mattino siamo attivi, verso sera siamo meno attivi e andiamo a letto. Quindi dobbiamo mangiare cibi che in quella fascia oraria rispecchino quell'attività del nostro metabolismo. Noi tutti qui dentro abbiamo geneticamente preimpostato questo ritmo, e per tutti, perché siamo evoluti su questa terra e la terra è sempre girata intorno al sole, quindi abbiamo i ritmi del sole e della luna sostanzialmente. Dobbiamo seguirli, quindi alimentazione alcalinizzante e circadiana. Eventualmente noi dobbiamo integrare, una volta che ci siamo costruiti un modello di come siamo fatti e di quello che è necessario fare per cambiare, dobbiamo magari anche integrare, usare i famosi integratori. Ma quali integratori? Quelli che abbiano la logica di sopperire le nostre carenze. Una cosa magari ne abbiamo poca, oppure non sufficiente per far funzionare quei meccanismi. Il magnesio, per esempio, è una molecola, è una cosa che molti prendono, è molto popolare, no? Perché chi prende magnesio in genere sta bene. Perché sta bene? Perché il magnesio fa parte della molecola di almeno 300 enzimi. Quindi o uno o l'altro vengono attivati, quindi si migliora. Però tante volte, se non sappiamo che cosa c'è di fondo, diamo il magnesio, stiamo meglio, ma non abbiamo capito cosa stiamo facendo. In medicina e in generale nello studio, nella pratica del benessere, dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo cercare di capire qual è il problema, cosa fare e vedere quelli che sono i risultati. Questa è la nostra attività. È passato il tempo delle opinioni, del se mangio questo sto bene, se mangio quell'altro non sto bene, non lo mangio più, mangio solo questo. Una volta si parlava di intolleranza alimentare, se ne parla ancora. Beh, il tema dell'intolleranza alimentare è stato totalmente rivisto da tanto tempo. Noi 30 anni fa lavoravamo con l'idea, con la pratica, di desensibilizzare una persona verso certi cibi che la sensibilizzavano. Quindi se mangio questa cosa sto male, ti desensibilizzo, non lo mangi più per un po', ti curo con le frequenze opposte di questa cosa e dopo stai meglio. Funziona, l'abbiamo fatto, sappiamo bene che questi temi funzionano, ma non è quello il motivo del nostro bene, perché in quel modo noi abbiamo visto il problema dall'altro lato. Il problema era il cibo. Il problema non è il cibo, il problema è come noi digeriamo, qual è la nostra capacità digestiva. Si parla del glutine adesso, no? Il glutine è un problema? Sì e no. Lo mangiamo da milioni di anni. Perché adesso viene fuori questo problema di glutine? Ma perché noi, come ho detto prima, soffriamo, molti di noi, quasi tutti, di infiammazione cronica di basso grado. E dove è localizzata? Ma molte volte nell'intestino. Quindi noi abbiamo un tubo abbastanza lungo, largo come un campo da tennis, dove ci sono grosse chiazze di infiammazione. L'infiammazione che cosa comporta a livello intestinale? Che gli spazi tra le cellule che sono chiusi si aprono un po'. Attraverso questi spazi possono passare delle molecole e passano dall'interno del tubo all'esterno, cioè nei tessuti interstiziali e nel sangue. Poi li trovano chiaramente le cellule del sistema immunitario, le quali non dovrebbero trovare il glutine. Se lo trovano, perché è una proteina, una macromolecola, si arrabbiano, organizzano uno stato infiammatorio per combattere questa cosa. Ma quindi il problema del glutine, è vero che il glutine ci scatena una sintomatologia, ma è perché è passato da una parte dove non dovrà passare. E perché è passato? Perché c'è uno stato di infiammazione. Quindi è vero che dobbiamo ridurre il glutine, se mangiamo meno glutine stiamo meglio.
Perché? Perché tutti siamo infiammati. Ma è altrettanto vero che dobbiamo lavorare sulla causa dell'infiammazione o sulle cause. E come lavoriamo, per esempio, con una dieta alcalinizzante. Se io mangio cibi che sono meno infiammatori, mi infiammo di meno. Altre cose sono, come vedete qua, l'integrazione dell'attività fisica. Quando diventiamo vecchiettini, riduciamo la massa magra, quindi il muscolo e le ossa. E in generale si pensa che, vabbè, tanto si cala, non c'è niente da fare. Non è vero, si può sempre fare ipertrofia muscolare, anche senza andare nel palestra di grido. L'ipertrofia è importante anche di poco, anche qualche etto, perché aumenta la compliance dell'organismo, cioè l'organismo con più muscolo è un organismo più forte, l'organismo con più ossa è più forte. Lavoro sulla respirazione, c'è un altro apparecchio che non ho portato, ce ne sono quattro di queste categorie, che ci permette di monitorare ad esempio la frequenza respiratoria. Se noi respiriamo con una frequenza che è al di sotto della nostra necessità, cosa facciamo? Assumiamo meno ossigeno e tratteniamo di più l'anidride carbonica. Quindi non va bene. Quindi l'esito, anche questa volta, è di andare verso l'acidità. E noi l'acidità ci lavoriamo, sull'acidità ci lavoriamo o attraverso il rene, cioè sia attraverso il rene sia attraverso la respirazione. La respirazione deve essere adeguata. Quello quindi, che nessuno fa mai è il respiro consapevole. Tutti si dimenticano che ogni tanto bisognerebbe, durante la giornata, ricordarsi di volutamente respirare. Infatti, ognuno di noi ha elaborato uno schema respiratorio che necessariamente è anche poco efficace e disfunzionale, ma essendo uno schema, noi possiamo. Ricordate una cosa: la respirazione è l'unica delle attività fisiologiche, delle attività organiche, che noi possiamo modificare con la volontà. Noi adesso possiamo dire respiro 10 volte al secondo oppure sto in apnea. Ok. Dove vediamo il nostro ritmo respiratorio reale? Di notte. Di notte si spegne il pilota e funziona il pilota automatico. Perché vengono, si chiamano le apnee notturne? Perché di giorno quando uno è manca il fiato respira e di notte no. Quindi se noi vediamo una persona che ha delle apnee notturne sappiamo che il suo pilota automatico ha qualche defiance e quindi è un tema significativo per la natura. Vabbè, ne parleremo un'altra volta. L'ultimo acronimo HIIT sta per High Intensity Interval Training, vuol dire che è un lavoro di attività fisica non finalizzato alla ipertrofia muscolare, cioè non lo facciamo per diventare più muscolosi, ma lo facciamo al mattino, prima di colazione, oppure un'ora e mezza dopo colazione, per attivare al meglio il sistema simpatico. L'attivazione del simpatico alla mattina è un fenomeno fondamentale, così come l'attivazione del parasimpatico alla sera. Quindi, vedete che non parliamo più oggi soltanto mangia questo o non mangiare quello perché sei sovrappeso, ma diciamo, mangia queste cose in quegli orari, cerca di non mangiare queste altre perché ti fa male, non fa male a tutti, cerca di fare più attività fisica, bevi tanta acqua, mangia alcalinizzante, fai high intensity interval training se è consigliabile, e le strumentazioni ce lo dicono, se è consigliabile fai questo high intensity interval training al mattino. In cosa consiste? 5 minuti, allora, svegliarsi e lavarsi la faccia con l'acqua fredda, stimolo termogenico, quindi ci svegliamo. Però non la doccia, è un dramma. Mani e faccia è sufficiente. Poi 5 minuti di riscaldamento, qualsiasi cosa, basta che ci sciogliamo un po'. Poi facciamo un ciclo di 7 volte, per 7 volte facciamo un minuto di attività molto intensa da sudare, qualunque cosa, saltare, correre su e giù dalle scale, prendere bottiglie piene, qualunque cosa dovrei, perché non è muscolo, non è per il muscolo ma è per il simpatico. Quindi per 7 volte facciamo un minuto molto intenso e i 2 minuti successivi blandi, riscaldamento ancora come prima, ballare un po', un pezzettino così. Quindi acqua fredda, 5 minuti di riscaldamento, 21 minuti di questo alternarsi, a intensity interval training, doccia e colazione. La giornata è iniziata in un modo totalmente differente perché abbiamo attivato il sistema simpatico.
il quale a sua volta poi scendendo attirerà la città. Qui dicevo appunto, torniamo al tema dei mus. E, allora, i mus sono diventati da un enigma a una serie di indizi per arrivare alla causa dei problemi. Adesso facciamo 5 minuti di lavoro sui vostri mus. Qualcuno di voi ha segnato 5 sintomi, cioè ha dichiarato di avere 5 sintomi per gli elencati. Allora, chi è ne ha segnati da 5 in più, per favore alzi la mano. Da 5 in più. Ok. Chi ne ha segnati? Da 5 in più. Mi impazzisce. Lo riconosco. Da 5 in più, ok. Chi ne ha segnati 4? Chi ne ha segnati 3? No? Chi ne ha segnati 2? Ok. Bravo. Bravo. Chi ne ha segnato uno? Quindi io uno. Zero, non so quanto. Alberto è il più sano. Allora, quindi facendo la somma delle mani che ho visto, 1, 2, 3 sono le frequenze più basse. Allora, gli studi ci dicono che fino a due sintomi siamo in salute. Da 3 in avanti siamo in stato di infiammazione, probabilmente cronico di bassa intensità. Chiaramente più ci sono sintomi e più la situazione è intensa. Quando lavoriamo con il sistema nutrizionale che state vedendo, la prima cosa o la seconda che facciamo è quella di raccogliere i sintomi vaghi per avere un'idea della situazione della persona. Se una persona dichiara di avere uno o due sintomi, presumibilmente sta già abbastanza bene. Se leggete la pagina vedete che il primo sintomo è stanchezza. Facile stancabilità. Chi è che ha segnato il primo sintomo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, è possibile che voi 6 persone abbiate uno stato infiammatorio cronico, perché la stanchezza deriva molte volte da questa condizione. Stato infiammatorio cronico vuol dire mangiare sostanzialmente massa magra. Quindi perdiamo muscolo, perdiamo potassio, perdiamo magnesio, perdiamo osso e quindi ci indeboliamo, cioè l'apparato muscolare è ridotto e diventa più affaticabile. La DIA, lo vedrete, ci dice, ci quantifica la quantità di tessuto muscolare. Quindi è una cosa semplicissima, ma come scheda di autovalutazione, come testimone da dare al medico e come feedback durante la terapia è importantissimo. L'altro giorno stavo quasi litigando con il marito di una paziente, sapete che noi uomini non andiamo mai dal dottore, o facciamo noi il dottore o se no non ci andiamo. E allora le donne? Anche le donne? No, alcune donne, sì, quelle che hanno i formaggi. Ma le donne in genere sono più disposte ad andare dal medico. E, c'era questa coppia, marito e moglie, dove la moglie si sta curando e ha visto anche dei buoni risultati. Il marito è scettico, dice non ci crede in queste cose. Nonostante il fatto che gli ho detto, non è questione di opinione di fede, cioè abbiamo dei dati, come dire, non credo agli esami del sangue. Cioè, sono quelli, non è che c'è da crederci. E lui dice, guardate che questi sintomi sono importanti, non sono sparati a caso. Se anche uno pensa di spararli a caso, noi abbiamo delle statistiche che ci dicono che non sono mai sparati a caso. A volte è difficile da comprendere, ma capisco perché al primo impatto sembra strano. Ma la realtà è questa, vi assicuro che ci sono studi infiniti a livello internazionale che hanno correlato questi sintomi vostri con il sistema nervoso endocrino. Quindi il primo e più importante è sempre la stanchezza. Se uno non dichiara la stanchezza, siamo già, andiamo già bene, diciamo. Qua ci sono tutti i sintomi, quelli che avete davanti. Fate una cosa, adesso che avete quel foglio, usatelo. Quindi periodicamente rifate il test
e vedete che cosa varia, che cosa cambia. Se, se chi ne ha segnati 5 ne segna 3, sta andando meglio. Se chi ne ha segnati 3 ne segna 5, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Potete telefonare qua. Questo è quello che vi stavo dicendo, quindi uno dei quali sono accettabili, dopodiché dobbiamo, è bene andare a vedere il problema. Anni fa, pochi anni fa, sapete che il Time dedica le sue copertine a temi di carattere mondiale, no? Una copertina del Time è stata dedicata al secret killer, cioè all'assassino segreto, e si trattava dell'infiammazione cronica. La medicina ha fatto negli ultimi decenni dei passi da gigante in tutte le direzioni, soprattutto producendo dei modelli di comprensione delle cose più unitari. Mentre noi cerchiamo tante volte di darci delle spiegazioni molto settoriali, quindi andando nel dettaglio, ed è giustissimo, poi però dobbiamo avere la capacità di mettere insieme tutti questi dettagli e di capire qual è il quadro generale. Quindi la medicina ha fatto tantissimi passi per andare al quadro generale. E uno di questi è stato esattamente il tema su cui vi accennavo prima, della infiammazione cronica. Perché è il killer segreto? Perché è alla base di tanti dei nostri processi patologici. Infiammazione cronica vuol dire continuamente consumare energie. E le energie disponibili, quelle che usiamo in questi casi, sono quelle che provengono dalla massa magra. Quindi ci mangiamo ossa e muscolo. Avete visto delle persone purtroppo in stadio terminale. La muscolatura scompare, l'osso si affievolisce, diventa fragilissimo. Produciamo continuamente delle molecole, il cortisolo, l'adrenalina, per cui a un certo punto, da un certo punto in poi, ci intossichiamo per l'effetto di queste stesse molecole che sono state inventate, strutturate, progettate per avere una durata limitata nel tempo. Il cortisolo, per esempio. Quando noi siamo stressati, abbiamo infiammazioni croniche, produciamo cortisolo. Il cortisolo è sostanzialmente il cortisone. Ne produciamo non tanto di più, un pochino di più, ma di continuo. E questo cosa comporta? Una serie di sintomi che voi conoscete. Ipertensione, bruciore di stomaco, strie rosse sulla pelle, riduzione della massa muscolare. Una cosa che non si mette molto in relazione, calo della memoria, perché il cortisolo ha un effetto di scindere le sinapsi del cervello, quindi siccome il cervello si organizza con le sinapsi strutturando le relazioni tra i neuroni, se noi le sciogliamo perdiamo in efficienza. Questi sintomi ed altri ancora sono dovuti al fatto che ritroviamo nelle persone che soffrono di infiammazione cronica. Rigonfiamento dei tessuti. Quindi, stiamo facendo un discorso parallelo a quelle diapositive. I punti importanti per creare questo modello di comprensione sono stati studiare la funzionalità vegetativa, studiare la composizione corporea, studiare la localizzazione dei processi infiammatori. Per questo sono state create queste apparecchiature. Queste sono, diciamo così, prodotte da un'azienda che segue un certo gruppo di studio, in altri posti, in altre ditte, fanno altre cose. Sostanzialmente ci si muove tutti i gruppi di ricerca a livello mondiale in questa direzione. Fortunatamente in Italia abbiamo queste altre ditte, questa io la seguo da più di 20 anni, che a livello tecnologico siamo veramente al top. Quindi sapete che è importante quando usiamo l'elettronica sia la parte hardware, cioè la macchina in sé, e sia la parte software, cioè il programma che analizza i dati. Questi dati, quando noi facciamo le misurazioni, non vengono elaborati localmente dal nostro computer, ma vengono inviati per via telematica a un centro di misura, a un'unità centrale che abbiamo vicino a Venezia. Questa elabora, rimane dietro i risultati e noi poi stampiamo e discutiamo. Torniamo ancora un attimo sul tema dell'infiammazione. Sappiamo tutti cos'è l'infiammazione, più o meno. L'infiammazione è uno dei motori attraverso cui noi stiamo vivi.
Cioè noi dobbiamo essere sempre in grado di difenderci. Siamo in un ambiente mutevole, vi ricordate l'algoritmo, sopravvivere a ogni costo in un ambiente mutevole. E sopravviviamo infiammandoci, perché l'infiammazione vuol dire nel luogo in cui ho un problema mando il mio esercito, che sono le cellule del sistema immunitario, i globuli bianchi, i linfociti, eccetera. Macrofagi, ce ne sono una quantità. A livello visivo abbiamo i cinque segni dell'infiammazione della scuola di Salerno, mi sembra, quindi della medicina antica. In latino rubor toro tumor calor funzionis, cioè arrossamento, dolore, rigonfiamento, calore e riduzione della funzione di quella parte infiammata. Se è un'articolazione solo artrite, mi viene difficile muovere quell'articolazione. Tutti questi segni sono dovuti all'attivazione di tanti sistemi che sono finalizzati a mantenerci in vita, quindi cercando di sconfiggere quella entità patogena che può essere un trauma, un microorganismo, il coronavirus, che, con i quali ci stiamo confrontando. Dobbiamo ricordarci che la vita e lo stato di salute che ne consegue dipendono dal nostro grado, dalla nostra modalità di gestire la relazione con l'ambiente. Quando abbiamo parlato di una di queste macchine che usiamo in questo, nella nostra clinica, lo scio, abbiamo visto, per chi c'era quella serata, che lo scio lavora producendo, costruendo un modello virtuale della relazione di quella persona, del soggetto trattato, con l'ambiente. Questa è la nostra vita. Quindi, come vi dicevo prima, l'infiammazione acuta è l'unico programma che noi abbiamo per gestire, l'unico, non per essere riduttiva, è quello che abbiamo ed è estremamente complesso, però è quello, abbiamo il programma dell'infiammazione acuta, il programma per l'infiammazione cronica non c'è ancora. Quindi, quando noi riusciamo a gestire il problema, a risolverlo, perché l'infiammazione vuol dire ho un problema, lo gestisco attraverso i miei sistemi, vado a, come dire, a una restituzione di integrum, quindi devo tornare in una situazione di salute e di funzionalità, cioè devo ripristinare una situazione di normalità. Se non ce la faccio, continuo a intervenire e magari non sarà più come all'inizio, non avrò più la febbre a 40, ma avrò una febbricola. Quanti hanno provato ad avere, ma mi sento un po' caldo, sono un po' stanco, non ho voglia di fare le cose. Adesso si chiama sickness behavior, cioè un comportamento di malattia. Ed è anche questo finalizzato. Quando non stiamo bene, ci viene sonno, abbiamo voglia di stare al caldo, nessuno che ci rompa le scatole. Ma è giusto così, è un programma vitale questo. Dobbiamo ricostruire le nostre energie e affrontare quel problema senza distrarci in altre spese energetiche. Quindi quando lo possiamo fare? Assolutamente. Il problema che abbiamo è il fatto che oggi, per la vita che facciamo, come lunghezza, per quello che mangiamo e per il tipo di medicina che usiamo, noi in realtà contrastiamo il programma dell'infiammazione acuta, in modo tale che la trasciniamo verso la cronicità, e verso la cronicità non abbiamo un programma differente, e lì ci incasiniamo. Allora, vediamo prima alcuni degli effetti dell'infiammazione cronica. Vedete in alto, qua produciamo citochine. Le citochine sono delle molecole complesse che, quando le troviamo in giro, ci dicono che c'è uno stato infiammatorio. Loro stesse producono e mantengono lo stato infiammatorio, aumentano i sintomi vaghi, perdiamo massa magra, aumentiamo la massa grassa, compaiono disturbi del sonno, disturbi del tono dell'umore, disturbi digestivi, abbiamo dolore, abbiamo un aumento dell'acidità, quindi un calo del pH, aumenta l'attività dell'asse HPA che si chiama ipofisi, ipotalamo ipofisi sul rene, che è l'asse nervoso che governa la nostra relazione con l'ambiente. Compaiono anche malattie autoimmuni, artrite reumatoide è una di queste, le asme, le allergie, sono frutti del comportamento
parzialmente inefficace del nostro sistema difensivo. Questo in particolare capita sempre. Prendiamo massa magra, la massa magra sapete è formata. Noi siamo come un sacco diviso in due parti, da una parte c'è l'olio, che è la massa grassa, dall'altra parte c'è l'acqua con dentro zuccheri, proteine, eccetera. Quindi tutto ciò che costituisce il nostro organismo, al di là del grasso. Nella massa magra sono particolarmente importanti il muscolo scheletrico e l'osso. Nel nostro stile di vita attuale, lifestyle, una delle cose che ci manca è l'attività fisica. L'attività fisica, che abbia un senso, ci aiuta a mantenere anche a ipertrofizzare ossa e muscolo. Se siamo invece sedentari, abbiamo un comportamento particolare a livello fisiologico che ci porta a una situazione che oggi viene chiamata di no gravity. Sapete che ormai li vediamo da tanti anni. Gli astronauti, buonasera, gli astronauti quando scendono dal cielo non camminano con le loro gambe, ma devono essere portati in braccio, perché chiaramente non essendoci le condizioni in cielo che ci sono sulla Terra, la prima cosa che gli succede è perdere la massa magra, soprattutto l'osso, ma anche il muscolo. Quindi quando mancano gli impulsi trofici, cioè gli impulsi meccanici che ci aiutano a produrre e a mantenere in buone condizioni l'osso, l'osso si riduce. Tu sei dentista, sai bene che meno si mastica, meno osso, meno efficacia delle ossa abbiamo, quindi è importante masticare. Tanti di noi sono abituati a, per il benessere, a prendere estratti di verdure, succhi, eccetera, eccetera. Non è sempre una buona idea, perché prima di tutto non mastichiamo quei cibi, quindi non masticandoli non avviamo la digestione. Pasquale Salerno diceva, prima digestio fit in ordine, prima digestione avviene in bocca. Quindi masticando noi attiviamo degli enzimi, delle sostanze particolari che cominciano a digerire gli zuccheri e facilitano i processi che poi continueranno nello stomaco, nell'intestino tenue e nel corpo. Quindi se non mastichiamo andiamo contro i processi digestivi, li rendiamo più difficili, perché se sono più difficili richiedono più tempo, quindi il contenuto dell'intestino dura di più, sta lì di più, e quindi si avviano più facilmente processi di putrefazione che sono a loro volta patologici e contrastano per esempio la flora intestinale. Quindi una volta ogni tanto va bene, sono stato malato, non ho potuto mangiarmi, faccio l'estratto, ma se abbiamo denti e abbiamo il cibo pronto e fresco, mastichiamo. Se non abbiamo i denti, qua ci sono i dentisti che possono aiutarci, è importantissimo. Quindi l'astronauta scende, non ha più osso, ha meno osso, e viene definita la no gravity situazione. Ma anche chi sta tanto alla scrivania o l'anziano che non si muove più ha una situazione di no gravity, quindi va più velocemente verso l'osteoporosi. L'osteoporosi è sempre un problema importante, perché dovete immaginare, l'osteoporosi è uguale a aumentata fragilità dell'osso, aumentata capacità di frattura, possibilità di frattura. E se ci fratturiamo un osso da vecchiettini, può essere che la nostra vita fa uno switch non piacevole. Quindi dobbiamo adottare un lifestyle, dei comportamenti nutrizionali e di vita che ci permettano di contrastare la perdita di massa magra e di aumentarla, anzi, quindi mangiare in un certo modo, avere una dieta organizzata, fare attività fisica, bere tanta acqua, è importante bere tanta acqua. Qui tra l'altro siamo in un posto dove di acqua si è parlato, si parla, si parlerà e si lavora con l'acqua. Una piccola parentesi, facendo questo lavoro, anch'io ero uno di quelli che diceva noi siamo fatti per il 70% d'acqua, bla bla bla, non è mica vero, magari lo siamo fatti per il 75% d'acqua. Quando studiamo la composizione corporea, noi vediamo effettivamente quant'acqua, di quant'acqua si è fatti, e generalmente è poco. 50% è il limite minimo, 50-65-70%. Ma io non ho visto tanti pazienti avere 55% di acqua. Siamo tutti ipoidratati, beviamo poco, mangiamo poche verdure, poca frutta, e questi sono alimenti ricchi di acqua.
L'acqua è importante perché noi siamo un sistema basato su reazioni biochimiche. Le reazioni biochimiche che ho visto in laboratorio si fanno nell'acqua. Se non c'è l'acqua, avvengono con minore efficacia. Se vogliamo fare un bucato ci vuole l'acqua nella lavatrice. Se non c'è l'acqua, non posso lavare questo pavimento con un secchiellino, con una scovella, non ce la faccio. Quindi bere. Qual è l'acqua? Soprattutto acqua di buona qualità, eccetera, eccetera, ma olio minerale. Olio minerale vuol dire che quando leggete sull'etichetta residuo fisso a 270 grammi, sembra deve essere meno di 40. Quindi la lauretana, la fiuggi, l'abeio, tutte queste acque sono olio minerale. Poi ci sono anche altri parametri, ma ne parleremo poi nelle serate dell'acqua. E poi vedete qua sotto tutta una serie di malattie che conosciamo: diabete, ipertensione, aritmie cardiache, aumento della coagulabilità del sangue. Ciascuna di queste condizioni non è che venga per caso, ma viene perché noi sponsorizziamo questi meccanismi che sono normali. È normale che noi aumentiamo o abbassiamo la frequenza cardiaca, è normale che aumentiamo la glicemia nel sangue. Quando è che aumentiamo la glicemia? Quando ne abbiamo bisogno, quando dobbiamo fare uno sforzo muscolare, quando stiamo correndo, dobbiamo avere la glicemia alta, poi dopo si riabbassa. Ma se io vivo delle condizioni di infiammazione cronica, per cui ho sempre bisogno di avere energia disponibile, quella sarà, rimarrà tarata verso l'alto. Il colesterolo, per esempio, è anche questo un altro tema importante. Perché sia dannoso bisogna che ci sia uno stato di infiammazione, perché alteri in maniera importante la struttura delle arterie, quindi complichi la circolazione. Dobbiamo avere certi colesteroli in grasso, ma dobbiamo avere condizioni che fanno fissare il grasso, che fanno aderire delle cellule, che quindi creano una crostina, diciamo, che tende a restringere il grasso. Queste condizioni sono infiammazione, e l'infiammazione la base di tutte queste cose, per cui il food e il lifestyle devono essere indirizzati soprattutto in senso antinfiammatorio o modulante dell'infiammazione. Tante condizioni sono diabetogene, producono diabete perché in quelle condizioni è importante avere una quantità di energia elevata. L'infiammazione è un processo che richiede tanta energia e di continuo, non adesso sì, adesso no, sempre. Per cui io ho sempre una spesa energetica importante. A spese di chi faccio questa spesa? Ancora della massa magra, soprattutto della massa magra. Quindi l'infiammazione cronica, che noi possiamo, a cui possiamo arrivare in tanti modi, è quel vortice che tende a portarsi sempre più in basso, nel quale spendiamo tanta energia. Ma non casualmente, è un processo finalizzato. Siccome il nostro programma di sopravvivenza è basato sull'infiammazione, è logico che all'infiammazione siano destinate tante risorse, ma con l'idea che l'infiammazione vinca e il processo non si conclude. Se invece lo teniamo sempre acceso, va a finire che perdiamo noi. Poi la medicina ci tiene in piedi, le operazioni ci salvano la vita, però è una vita che ha una qualità inferiore a quella di un uomo sano di un secolo fa, solo che quell'uomo sano di un secolo fa moriva a 50 anni. Vedo dai capelli che ci sono qui dentro, compresi i miei, 50 anni abbiamo superato da 2-3 settimane. Disturbi digestivi, chi è che non li ha? Qualcuno ha segnato disturbi digestivi? Acidità di stomaco, gonfiore, meteorismo. Quali sono le cause, quali sono alcune delle cause che ci portano in questa condizione? Nell'alimentazione, per esempio, un eccesso di proteine animali. Noi siamo figli di una dieta mediterranea dove la base della dieta, a seconda della localizzazione geografica, la base della dieta era soprattutto vegetale. Per le condizioni sociali e economiche, la maggior parte della popolazione mangiava verdure, cereali, e ogni tanto, in queste zone qua, ogni tanto la carne,
l'uovo, insomma, bene, il pesce sì, si pescava anche in queste zone qua, io sono bersellese, quindi sul fiume si pescava, ma era, come dire, una parte secondaria, la proteina animale, non certamente la centrale. Ma questo già anche all'inizio della storia della nostra specie. Quindi se noi mangiamo troppe, diciamo così, proteine animali, ripetute di certi tipi di proteine animali, noi acidifichiamo il sangue. Anche le proteine, i legumi, le proteine vegetali acidificano, però meno. Per cui dobbiamo modulare le proteine animali. È importante per tanti motivi. Voi sapete che siamo 7 miliardi su questa pallina che gira e tutti i popoli che emergono all'economia occidentalizzata vogliono la carne, è il nostro modello. E possibilmente due volte al giorno, la carne, la macchina, il televisore, eccetera. Questo ha un costo spaventoso. Il 60% delle terre coltivate sono dedicate non a fare la bagnotta per noi, ma a fare cibo per gli animali di allevamento che poi mangeremo sotto forma di carne. Se noi facciamo il calcolo di tutte le energie spese a livello mondiale per l'industria della carne, quindi dal disboscamento, coltivazione dei terreni, allevamento degli animali, tutte queste cose qua, arriviamo alla più importante quantità di energia che produce poi gas serra, quindi metano, anidride carbonica e così via. La più importante, quindi ridurre i consumi di carne è fondamentale, uno per la salute individuale e collettiva, due perché se vogliamo che questo mondo sopravviva dobbiamo ridurre la quantità di CO2 nell'atmosfera. Calcolate che una mucca produce in un giorno 1,5 m3 di metano, metano gas serra. Calcolate che per fare un chilo di carne, secondo questi calcoli, sono necessari 15.000 litri di acqua, vuol dire 15 tonnellate. Vuol dire quando li vedete quei bilici che hanno sopra il grande serbatoio, lì dentro ce ne stanno 13.000 litri. Per un chilo di carne è ancora più acqua di quanto è contenuto di quei contenitori lì, 15 tonnellate. È una cosa che fa pensare. Quindi dobbiamo ridurre l'eccesso di proteine animali. Ricordiamoci un'altra cosa, per me 3 anni fa ha detto la carne processata, cioè industriale, cancerogena. Cancerogena vuol dire non è formare la pancia, è cancerogena. Quindi pensiamoci per i nostri figli e pensiamoci anche per noi. Dobbiamo mangiare il cancerogeno. Nutrizione non circadiana, quindi noi dobbiamo ricordarci che quello che mangiamo, se siamo abituati a mangiare la sera, il pane, la pasta, il riso, la frutta, il dolcetto, il cioccolatino, bere il caffè, bere il vino, noi accumuliamo alla sera una quantità di carboidrati in eccesso, aumentiamo il picco glicemico, nella notte dormiamo male e non facciamo lo switch metabolico. E tutto questo comportamento è pro-infiammatorio. Disfunzione del sistema neurovegetativo, quindi l'analisi che facciamo col PPG. Se ci dice che il sistema neurovegetativo, vago simpatico, sono alterati, che quindi la loro performance, che chiamiamo variabilità della frequenza cardiaca, è bassa, noi siamo più predisposti ad avere infiammazioni croniche, che gestiamo male, ed emozioni negative. La testa piena di sentimenti, di rancore, malinconia, rimuginare. Misuriamo anche il rimuginare con questi apparecchi, fortissimi. Anche se la persona non dice solito, spontaneamente, dottore, io sto lì tutto il giorno a pensare alle mie cose, anche di notte, anche se non lo dice, si vede, perché? Ma perché il cervello consuma ossigeno, e noi se misuriamo il consumo di ossigeno, vediamo che quasi tutto l'ossigeno che noi prendiamo se lo mangia il cervello. Il cervello scalda. Quindi l'HRV, altre variability, vuol dire che sapete cos'è la variabilità della frequenza? Avete mai visto un metronomo? Il metronomo fa tic-tac, tic-tac, a seconda di come lo impostiamo. Se il nostro cuore batte così, a riposo chiaramente, la variabilità della frequenza è bassa, perché non varia la frequenza, cioè non cambia. Cuore come il metronomo non c'è salute. Cuore che varia c'è più salute. Cioè non è che non ci sia salute, abbiamo problemi di salute, di gestire la nostra salute. È una delle cose che ci dicono queste apparecchiature.
malattie infettive non risolte, farmaci di regolazione, ormai tutti prendiamo medicine per il diabete, la pressione, il sonno, eccetera, eccetera. Sono farmaci che regolano in maniera importante le funzioni del nostro organismo. Ogni volta che le funzioni vengono alterate, ogni volta che usiamo più farmaci, ne abbiamo, come dire, una risposta anche a livello del sistema immunitario. La sola informazione, prendo più di 3-4 medicine tutte insieme, mi dice già che quella persona sta minacciando la sua massa magra. Ridotta attività fisica, no gravity, l'abbiamo visto, quindi una persona che sta sempre seduta è equiparabile a un astronauta, anche se non ne condivide la preparazione specifica. L'insonnia è ormai un problema di popolazione e tante volte viene preso sotto gamma, ma chi non dorme si complica un po' l'esistenza, perché se noi riusciamo a dormire attiviamo durante la notte i sistemi di pulizia del nostro cervello. Sapete che ogni organo che funziona è come la macchina, se abbiamo un motore di dietro deve essere il fumo, no? Lo scappamento. I nostri fumi, abbiamo anche noi dei sistemi di scappamento, però i nostri fumi sono a livello cellulare, poi vengono raccolti e vengono eliminati. Ma se non abbiamo le attività idonee, non riusciamo a depurarci, a pulirci. Quella famosa storia, depuriamoci, disintossichiamoci, sì, bisogna saperlo fare. Se beviamo tanta acqua, abbiamo già un mezzo per poterlo fare. Ma di nuovo, diciamo, la migliore possibilità che abbiamo per tenerci in buona forma è di vivere bene, quindi usare tutto il nostro organismo per quello per cui è stato concepito, per quello per cui è stato strutturato. Per cui dobbiamo dormire. E dormire bene, quindi un sonno profondo per cui svegliarsi alla mattina di buon umore e pronti per una giornata di attività. Se non dormiamo, accumuliamo tossine a livello del tessuto cerebrale e questo può avere delle conseguenze. Ridotta massa magra, l'abbiamo vista, malattie infettive non risolte, okay. Quindi alcune delle possibilità che abbiamo di generare infiammazione cronica. Ho parlato per primo dell'eccesso di proteine animali, in realtà è solo un aspetto della nostra nutrizione alterata. Se la nutrizione quindi è non alcalinizzante e non circadiana, sappiamo che abbiamo un'alimentazione che facilita lo stato di infiammazione. Scusa, visto che hai parlato della carne, carboidrati, aspetti sconosciuti, carboidrati, acidosi. Meno, sì. Dipende sempre dalle condizioni, cioè adesso. Perché c'è gente che ha pasto o cena, io la sento che mangia pane, pasta, patate nello stesso pranzo, cioè è impossibile, perché è zucchero puro. Infatti, è una situazione importante, quando noi mangiamo un panino di farina bianca è equivalente all'80% dello stesso peso di zucchero bianco, quindi tante persone dicono io lo zucchero non mangio più, mangi il pane bianco, certo sì, mangio solo il pranzo, cena, con la pasta, no? Quindi cereali raffinati uguale 8 su 10 a zucchero bianco. Quindi siamo sempre nel calcolo dei carboidrati. Se eccediamo con i carboidrati, aumentiamo tanto la curva glicemica, quando magari dovrebbe essere più bassa. Al mattino possiamo accettare che sia tanto alta, ma alla sera no. Alla sera, una volta a settimana, due va bene, di più non va bene. Cioè, quindi è sempre tutto da mediare. Quindi l'idea è quella di mangiare carboidrati alla mattina, non alla sera. I carboidrati quali? Quelli integrali, se parliamo di pane, se parliamo di biscotti, fette biscottate, e la frutta è la cosa più semplice, zuccheri semplici, acqua, sistemi tampone. La frutta possiamo mangiarla fino a merenda senza problemi, frutta di stagione chiaramente, frutta, qualunque frutta, ma è chiaro, è meglio la frutta di qui e di stagione. È importante naturalmente la dieta, l'idratazione, ma l'ossigeno ce lo procuriamo respirando di più, e respirando più vuol dire che dobbiamo fare attività fisica. Aumentare l'attività elettrica cellulare è una delle cose che si fanno
con un'adeguata supplementazione, per esempio di magnesio e potassio, e poi con queste apparecchiature che fanno terapie particolari. Adesso esaminiamo, come siamo con gli orari? Sì, c'è ancora mezza. Esaminiamo così, approssimativamente, ma tanto per capire come funzionano questi strumenti. Il TTG, la tritismografia, quindi, è questo sistema che ci permette, attraverso questi due sensori che sono identici ai saturimetri che si usano normalmente in ospedale, per vedere la saturazione di ossigeno nel sangue. Quindi infiliamo questi due sensori, sono collegati con un apparecchio che qua non c'è, adesso lo vediamo. E cosa fa questo sensore? Emette una lucetta rossa sull'unghia dell'indice normalmente. Perché l'unghia? Perché l'unghia è una finestra semitrasparente messa sui nostri capillari, quindi se noi guardiamo attraverso l'unghia con la luce rossa, che è la luce che è la stessa lunghezza d'onda del sangue, vediamo come si comporta la circolazione periferica, capillare, vediamo la frequenza cardiaca, vediamo la saturazione di ossigeno, tutte le cose che sappiamo. Più altre ancora, perché la frequenza cardiaca e la forza dell'impulso dipendono dal sistema neurovegetativo, simpatico e parasimpatico. Quindi il software che analizza queste forme d'onda ci dice tutti questi parametri. Quando usiamo questo sistema? Il sistema viene usato normalmente per controllare la saturazione di ossigeno, la frequenza cardiaca, la pressione, la agitata cardiaca e il respiro. Sapete che la frequenza cardiaca dipende anche da come respiriamo. Valutiamo l'invecchiamento delle arterie, valutiamo problemi di, come il fenomeno di Raynaud, fa freddo e le mie mani, i piedi diventano ghiaccianti. La usiamo, l'ultimo paragrafo, per studiare la funzione vasomotoria e la termoregolazione, quindi uno dei sistemi che è stato implementato recentemente è misurare la temperatura periferica mentre stiamo facendo la terapia sul metabolismo. Se la terapia sta avendo un buon effetto, la temperatura aumenta perché c'è una vasodilatazione, e indovinate un po' chi è che fa la vasodilatazione? Il sistema parasimpatico, il nervo vago. Questo è come si presenta il report del PPG. Vedete qui in alto c'è una finestra dove sono rappresentate le frequenze. Da sinistra questa è la frequenza della corteccia prefrontale, una delle zone più specifiche del nostro cervello umano, quella che è sede del nostro comportamento etico, della volatilità, eccetera. Quando noi siamo in allerta, siamo sotto stress, questa corteccia è molto allertata e quindi produce frequenze molto alte. Poi di fianco abbiamo il simpatico, in blu, e il parasimpatico. Qua il puntino rosso rappresenta la situazione della persona in quel momento. Più è vicino o dentro questa zona, più c'è stato di salute. Più è vicino a questa, e meno c'è salute, vuol dire c'è meno capacità adattativa. Qui vedete il range della frequenza cardiaca, questa persona ha una frequenza normale, e qui sotto vedete l'attivazione di due emisferi, mano sinistra emisfero destro, mano destra emisfero sinistro. Qui si vede male, ma mi pare di ricordare che sia più alto questo valore, comunque non ha importanza. Noi vediamo la lateralizzazione dell'attivazione cerebrale, quindi se funziona più un emisfero o un altro. Molti studi ci dicono che l'emisfero destro è correlato con le emozioni e quello sinistro con la razionalità. Traduzione: se io vedo una persona che ha la maggior parte di attivazione a destra, è una persona con emozioni negative, rimugina. Se ha più attivata la parte sinistra, è una persona che ha più la parte razionale. Noi diventiamo più razionali quanto più siamo sotto stress. Poi naturalmente c'è anche di solito la saturazione di ossigeno. Ecco, questi valori li abbiamo in 5 minuti di misurazione. Qui sopra vedete SDN, RMS, SD,
equivalgono a sistema simpatico e sistema parasimpatico. Abbiamo dei valori di normalità minimi, se la persona ha questi valori o di più va bene, se la persona ha valori più bassi vuol dire che la variabilità della frequenza cardiaca è ridotta, quindi la mia capacità, cioè la sua capacità adattativa sarà ridotta, più facile avere fiammazioni croniche e fiammazioni negative. Ve lo semplifico, però è reale. Secondo strumento, questo che vedete qua sulla sinistra, è un'altra forma della scatola, ma è sempre quello, è la BACC, quindi l'analisi della composizione corporea. Questa si studia attraverso un altro sistema fisico, quindi l'apparecchio emette delle frequenze di intensità bassissima che non danno problemi, quindi è un apparecchio non invasivo, e registra la risposta. Quindi è un apparecchio che serve per studiare la bioimpedenziometria, correlando, mettendo in relazione le misure che otteniamo con un archivio molto ampio di condizioni patologiche che sono state correlate con questi valori, sappiamo già che se troviamo un valore vuol dire che quella persona ha quel tipo di problema. E quindi è un esame molto raffinato che lo diventa molto di più man mano che nella ricerca siamo in grado di correlare valori con condizioni fisiologiche e o patologiche. Questo è importantissimo negli sportivi, quando vogliamo conoscere la condizione di chiunque, di qualunque persona, negli anziani perché abbiamo questi valori predittivi, in particolare ricordo l'entità non generale della massa magra, ma in particolare quanto muscolo e quanto osso c'è. Più muscolo scheletrico ha l'anziano, più ha un'aspettativa di vita ampia. Meno muscolo ha e meno aspettativa di vita e più sappiamo che dobbiamo fargli fare esercizi ipertrofici, quindi magari non andare in palestra, ma la bottiglia da un litro e mezzo da alzare e abbassare. Si può sempre fare ipertrofia, non solo addominale, ma anche muscolare. Ecco, come si presenta il report della composizione corporea? Chiaramente sono varie pagine che vediamo non passare. Vedete qui sopra il range dell'acqua totale da 50 a 65, qui siamo a 42, quindi altro che essere fatti per il 70% d'acqua, dobbiamo vedere quanto acqua ha ciascuno di noi, è diverso l'uno dall'altro. 42 è poco, vuol dire, sappiamo già che se io ho poca acqua potrò fare poco dove ho bisogno di tanta acqua. Dov'è che ci serve tanta acqua? Nei processi digestivi, per esempio. Un adulto normale in un giorno ha bisogno di 6-8 litri per produrre enzimi digestivi, succhi gastrici o quant'altro. Ma se io ho poca acqua, avrò meno acqua disponibile per questa funzionalità. Quindi so già che se trovo una persona ipoidratata, digerisce male. O è stitica, o ha un albo alterno, o ha colon irritabile. Per forza. Dopo vediamo l'acqua. C'è scritto ECV, vuol dire acqua extracellulare, ed è il segno dell'infiammazione. Più supera il valore di 40-42, più vuol dire che c'è edema, quindi c'è infiammazione. Questa persona qua è a 51, quindi è una situazione infiammatoria intensa. Poi vediamo, vedete qua, FFM, vuol dire massa magra, 65%, ma minimo è 75%. Quindi questa persona ha perso in percentuale 10 punti di massa magra, vanno recuperati. Qui trovate chiaramente la massa grassa e qui il metabolismo basale. Se è più basso di 1300, la macchina ha meno energia di quanto dovrebbe averne. Qua guardate, il sistema ci dà, bollato in rosso, i meccanismi, i fattori di rischio più importanti. In questo caso infiammazione. IMAT è quando io produco più grasso del necessario, non lo metto solo nel tessuto adiposo, ma lo distribuisco in giro. Uno degli organi che più facilmente viene colpito da questo fenomeno è il fegato, quindi andiamo verso la steatosi. L'altro organo importante è l'apparato muscolare.
Quindi noi, se abbiamo un'infiltrazione di grasso nel muscolo, avremo meno forza, magari il muscolo è ancora tanto, però non è tutto contrattile quella compagine, quindi diventiamo più deboli. Qua vedete un'altra quantità di dati, in particolare vediamo qua la quantità di muscolo scheletrico, qua vediamo il grasso addominale. Questo altro valore è molto importante, è siglato AAT, vuol dire grasso addominale, ed è un valore che anche qua ha un range, cioè il grasso addominale è quello che noi abbiamo al di sotto della pancetta, proprio a livello profondo nell'addome, che spinge in fuori la pancia. Non ci si può arrivare per tirarlo via, quindi quelli che tolgono grasso superficiale che invece bisognerebbe lasciarlo lì. Sono due tipi di grasso differenti. Infatti, quindi anche a guardarsi sono differenti, hanno delle funzioni differenti. Noi, se abbiamo un eccesso di grasso addominale, quindi uno dei due, sappiamo già che questo eccesso ci porta a sponsorizzare ulteriormente l'infiammazione. Quindi più questo numero è alto, oltre il range, e più quella persona, ancora una volta, è spinta verso il terreno infiammatorio. Capite che il terreno dell'infiammazione è il tema centrale intorno a cui stiamo girando. Quindi come facciamo per ridurlo? Non possiamo tirarlo via col bisturi, dovremmo adottare comportamenti, nutrizione e stile di vita adeguati a farlo calare. Quindi per esempio la nutrizione ci ricadiamo, come vi dicevo prima, che adesso tra poco vediamo. Eccolo qua, guardate qua questa cosa che è interessantissima. Qui vedete la massa del cervello, che è questa lineetta, corrispondente a chilo e mezzo di peso del nostro cervello. Su quest'altra colonna vedete, sempre in azzurro, stesso colore, la quantità di ossigeno che il cervello si mangia. Quindi questa persona è una persona che rimugina, perché il suo cervello, per mangiare tutto questo ossigeno, è sempre attivo, e quindi rimugina. Non soltanto, ma l'altra conseguenza qual è? Se io ho un pool di ossigeno, ci sono diversi sistemi competitori per prendere questo ossigeno. Quali sono sostanzialmente? Prima il cervello. Perché il cervello è il primo? Perché è il comandante di tutto l'organismo. Se il cervello si spegne, siamo finiti. Quindi il cervello innanzitutto tende a mantenere se stesso. Poi abbiamo il sistema immunitario e il sistema muscolare. Se il cervello si prende la maggior parte di ossigeno, poco ossigeno ai muscoli, stancabilità, e poca energia al sistema immunitario, incapacità o riduzione della capacità di gestire l'infiammazione cronica. Ancora una volta torno in parte l'infiammazione cronica. Questo altro quadro, sempre composizione corporea, ci dice, vedete questo puntino, com'è lo stato biochimico dei nostri liquidi interstiziali. Se è nel rosso, rosso vuol dire infiammazione, blu vuol dire normalità, verde meglio ancora, in termini scientifici. Questa persona è al limite, è molto vicina alla normalità, però è ancora a livello dell'infiammazione. Qua ci dà un'altra informazione, non si vede molto bene, ma ci dice com'è la permeabilità capillare. In questo caso non ce lo dice perché probabilmente non era stato fatto tutto l'esame completo. Scusa, posso farti una domanda, ma il clinical nutrition, che non ne hai parlato, ma viene adesso. Sì. Allora, solo quello, come programma che sì, è l'esito. Quando noi abbiamo fatto tutto l'esame, dovevamo poi dare una proposta terapeutica al paziente. La prima proposta terapeutica è cosa mangiare, quanto e quando. Questo è l'ultimo strumento che vediamo, è la Tomex, ripeto, quella macchina grossa lì sul lato destro. La Tomex nasce come sistema di localizzazione dello stato infiammatorio, quindi anche questo lavora sulla bioimpedenza e ci dice: hai un'infiammazione nel quadrante addominale superiore destro, inferiore sinistro, eccetera. Anni fa, quando hanno iniziato a lavorare, avevano fatto questa ditta una convenzione con l'ASL, mi pare, di Modena. Quindi usavano la via in ospedale
delle persone che si pensava dalla sintomatologia degli esami che potesse avere un tumore nell'ultimo tratto dell'intestino, quindi nel quadrante addominale inferiore sinistro. Se gli esami venivano confermati dalla tomax, si operava, altrimenti non si operava, perché avevano visto che c'era una coincidenza assoluta tra l'attività dell'esame con la tomax e dati che proponevano la possibilità del carcinoma. Vi dico due cose di questa macchina, a parte la localizzazione, perché sono le cose che sono state aggiunte più di recente. Noi possiamo avere, valutando le misurazioni, la macchina fa 17 più 17 misure. In pratica che cosa fa? Anche questo è un sistema elegante di studiare la relazione con l'ambiente. Cioè ogni volta che la macchina misura, prima dà uno stimolo piccolissimo, elettrico, in modo tale da vedere qual è la risposta dell'organismo. E poi lo rifà, quando fa tutto un giro, rifà ancora il giro. La seconda misura può essere uguale alla prima, più alta o più bassa, evidentemente. Se la seconda misura è più alta della prima, va bene, perché vuol dire che siamo in fase di allarme. Quando il sistema viene allarmato risponde. Se lo allarma una seconda volta risponde ancora di più, perché si ricorda. Quando la seconda misura è uguale alla prima, lì diciamo c'è un problema, perché il sistema non è in grado di ricordarsi, ha qualche motivo per cui non riesce ad avere più forza, risponde esattamente come prima. Il problema è qua, la fase di esaurimento, del burnout, quando la risposta seconda è più bassa della prima, vuol dire che il sistema ha poca energia, la dà tutta nella prima risposta e poi ne rimane poca. Questa è la condizione più importante da controllare. Ecco, questo è il quadro che vi dicevo, interessantissimo, con il quale noi possiamo analizzare la condizione emotiva della persona. Vedete che abbiamo sull'asse verticale la misurazione fisica, sull'asse orizzontale i livelli di stress, dal minimo a destra fino al massimo a sinistra. Allora, questa zona qui, praticamente è una zona che corrisponde a assenza di vitalità, da qui in su cominciamo a vedere problemi. Quindi se la mia misura mi porta ad avere un punto in questa zona, so che quella persona soffre, o è molto probabile che soffra, di attacchi di panico. Qua. Se vedete come in questo caso la persona aveva localizzato il punto qui, si parla di preoccupazione, qui addirittura la noia, qui sotto l'apatia. Qua la depressione, qui l'ansia. Quindi vedete, siamo in grado modernamente, attraverso sistemi fisici che correlano la misura elettrica e la condizione della persona con l'attività mentale, siamo in grado di arrivare a capire qual è l'attività mentale della persona e anche a dirglielo, perché magari la persona per vari motivi non accetta, non è consapevole, non so. Ma il fatto di avere questo feedback realistico da una strumentazione è importante ed è molto utile al medico per avere il quadro diagnostico e al paziente per capire meglio la sua condizione, perché tante volte quando vediamo una cosa scritta e stampata da una macchina diciamo sì sì, per forza è così, stampato, cioè, come lo scontrino del negozio. Eccolo qua, adesso arriviamo all'ultimo quadro che voglio presentarvi, che è allora, a questo punto, vista la situazione, cosa già fa? Cioè, devo innanzitutto lavorare sul food, abbiamo detto prima, food e lifestyle, quindi questo è il food. È una cosa che si presenta come tutta la procedura in termini molto semplici, ma vi assicuro che arrivare a questa condizione, che non è per la finale, si va sempre avanti, arrivare a questa condizione ha richiesto anni di studio e io li ho seguiti perché, come dicevo, sono tanti anni che seguo questo gruppo. Guardate innanzitutto qua, prima ancora di sapere cosa conviene che mangiamo o no. Qui vedete in questo diagramma due curve, no? Una curva rossa e una curva blu. Le curve rappresentano l'andamento della glicemia nel tempo, chiaramente andando in su l'intensità, andando verso destra le ore, il tempo quindi. La curva rossa rappresenta
in termini scalari, quindi non in milligrammi e millilitri, in termini scalari rappresenta la crescita della glicemia nel corso delle ore. Quindi vedete che la curva rossa è alta al mattino, due picchetti che sono lo spuntino della mattinata, il pranzo, lo spuntino del pomeriggio e la cena. Qua sotto siamo nella cena e poi la notte. Vedete che nella notte la curva è piatta, quindi quella persona, se avesse la curva rossa, sarebbe sana, perché la curva rossa il sistema la suggerisce come la migliore, migliore assettaggio della glicemia possibile per quella persona in quel momento. La realtà è un pochino differente, come vedete, la curva blu è la sua curva attuale, quindi al mattino è bassa, questo si alza, prende il suo caffè e via. Non fa lo spuntino, vedete che dopo la curva è piatta, e dopo si alza a pranzo in questa zona qua. E questo è il picco serale, a cena guardate che piccola che si fa. E quindi invece di andare la curva, invece di andare alla base fisiologicamente alle 21 e rialzarsi alle 6 e mezza, quindi sarebbero diverse ore, no? La curva di questa persona va a base alle 3 del mattino e si rialza alle 6 e mezza, quindi a 3 ore e mezza. In quelle 3 ore e mezza non riesce a fare lo switch metabolico completo e non riesce ad andare abbastanza volte nel ritmo, basso che è del, quindi non dorme bene e accumula grasso, lo sappiamo già. E perché questa curva qui? Perché alla sera mangia pasta, pane, beve vino. Non solo, ma vedete, è come una coperta, se la tiro da una parte scopro dall'altra. Al mattino questa persona, secondo voi, sarà una persona allegra, felice e pimpante o un sonnoletto? Lo dico già io. Perché non ha energia. Dovrebbe arrivare fin qui a colazione, a 60, si ferma neanche a 10. Se io devo fare un viaggio lungo e non metto nella macchina l'olio, la benzina e l'acqua, e mi fermo prima, per forza. Questa persona arriva a pranzo, stremato, magari mangia due stupidaggini, beve, magari probabilmente beve tanti caffè la mattina per tenersi su, e poi alla sera finalmente quando si sbraga a tavola, è finita. Questo è purtroppo un modello molto frequente della nostra nutrizione. Esatto, è l'errore più terribile, perché un giorno non fa, non fa nulla, un mese poco, ma immaginatevi che lo facciamo per anni, tutti, insomma la maggior parte dei giorni per anni, quando ce ne accorgiamo è tardi, non è mai troppo tardi, dice Alberto Manzi, c'è sempre l'opportunità di fare qualcosa, però capite, più presto prima interveniamo e meglio è. Questi sistemi hanno dalla loro parte la bellezza di essere semplici nell'esecuzione, estremamente affidabili nei risultati e permettono di portare la persona, il paziente, il cliente, come vogliamo chiamarlo, di fronte alla propria realtà. Ci sono dei problemi? Sì, abbiamo due problemi. Il primo problema è che ognuno di noi ha uno schema nutrizionale, sì, individuale, cioè con la vita che abbiamo fatto dal concepimento fino ad oggi abbiamo rimodulato i nostri sistemi di sopravvivenza, tra cui la nutrizione, che è fondamentale. Noi per sopravvivere dobbiamo mangiare, bere, respirare e muoverci, quindi mangiare e bere è importantissimo. Bruno, scusate, sì. Ma siccome Clinical Nutrition è proprio un bel programma, spiega un attimo come si fa l'indagine nutrizionale, che la gente forse non ha capito come si fa a arrivare a quella... Scusa, lo dico tra un attimo. Quindi, quali sono le resistenze? Uno, se io so che mangiare così è meglio per me, ma tutti sappiamo che mangiare bene è meglio, perché non lo facciamo? Perché a livello neurologico, nel nostro cervello, abbiamo uno schema che ci siamo costruiti inconsciamente da quando siamo stati concepiti, quando non c'era neanche ancora il cervello. E questo schema prevede che al mattino mangiamo un caffè e la sera mangiamo 6 cioccolate e 3 piatti di pasta. Quindi, pur sapendo che non fa bene, lo facciamo. Perché è uno schema di sopravvivenza. Il cervello non vuole mai toccare il suo sistema di sopravvivenza. Secondo, ci sono le problematiche di tipo strutturale. Cioè, ma io come faccio a mangiare così tanto? Devo stare lì a cucinare così tanto? Signora, c'è la pentola a pressione.
Io la uso quando mi lanciano. E ci mettiamo meno tempo, meno gas e i cibi sono fatti meglio. Sulla colonna di sinistra, quindi è un aspetto importantissimo, già solo poter produrre questo diagramma, è un, capite quanto sia importante, perché la persona ha davanti agli occhi gli effetti del suo comportamento nutrizionale, capite, se io mangio così per questo che non dormo la notte, per questo che mi viene sulla pancia, non mi muovo e mangio in maniera sbagliata, disfunzionale. Per arrivare a questo, il sistema ha due opzioni: o lo fa di suo, questa comparazione tra curva rossa e curva blu, cioè si arriva già da solo, oppure noi lo aiutiamo nella seduta chiedendo al paziente quello che mangia nei singoli pasti il più frequentemente delle volte, quindi almeno 4 volte alla settimana. Così il sistema si costruisce la sua linea blu, ma molte volte la fa da solo, anche senza chiedere questa informazione. Il sistema ci arriva perché ha analizzato tutti gli altri dati di base. Quando ha tutti questi dati, la maggior parte delle volte lo produce da solo. E produce anche la soluzione, dice cosa devo mangiare a questo punto. Vedete qua, dice colazione abbondante, pane integrale, fette biscottate, la pita, cioè il pane arabo con farina integrale, con miele e marmellate, oppure frutta fresca e frutta secca. Secondo lo schema mediterraneo ci aggiungiamo o lo yogurt o un formaggio fresco non stagionato o un uovo, quindi componenti di carboidrati sicuro, ma magari anche un po' di proteine, ma senza dover arrivare a mangiare la mattina la pasta asciutta con il peperoncino, quello no. Poi la mattina e il pomeriggio gli spuntini sono importanti perché evitano che la curva glicemica vada giù. Ogni volta che va giù la glicemia noi siamo deboli. Ho avuto il calo glicemico, già la bustina di zucchero blu che sto bene, ma non è quella la soluzione. La soluzione è mangiare carboidrati integrali in buona quantità la mattina. Quindi lo spuntino di metà mattina, frutta, è la cosa più semplice, oppure un po' di pane con la marmellata, va bene. Adesso qua è stato tagliato un pezzo, quindi niente. Vedete anche che ci dà l'idea dell'integrazione. A questo punto della giornata è importante per questa persona prendere il magnesio e potassio. Perché il magnesio e potassio? Perché non bisogna prendere l'uno o l'altro, ma vanno presi insieme. In natura sono presenti insieme nella frutta, per esempio, in certe quantità ponderali, che non sono a caso, sono quelle determinate. Quindi bisogna ricostruirli in queste proporzioni e prenderli nel momento più opportuno della giornata, anche i farmaci. Hanno una circadianità. Quando ci stavamo laureando si cominciava ad arrivare alla cronobiologia anche dei farmaci, no? Adesso ormai è una cosa assodata. Quindi ogni cosa non ha sempre lo stesso effetto. Una pagnotta non ha lo stesso effetto se la mangiamo al mattino o se la mangiamo alla sera. È differente, perché la nostra funzionalità organica è diversa la mattina e dalla sera. Lo sapevano già i cinesi. E la chiamavano in modi poetici. Noi adesso sappiamo che dipende dall'attivazione del sistema neurovegetativo. Per esempio, questa persona, vedete qua, fa parte di quella categoria che è arrivata qui, scalone gli occhi, dice, ma la sera deve mangiare solo verdura? Solo verdura. E io dico, sì, vuol dire un minestrone, una vellutata, un'insalata mista, la verdura grigliata, qualsiasi cosa, ma la verdura può farci mangiare tanto. Noi siamo abituati alla verdura come accompagnamento della carne o di altre cose. No, la verdura ha una sua dignità. La verdura, allora, i carboidrati e le proteine sono cibi strutturali, cioè fanno materia. La verdura è un cibo funzionale, cioè ci dà vitamine, oligoelementi, minerali, acqua. Sono tutte cose importanti intorno ai cibi strutturali, ci vuole l'una e l'altra. Ok, ci sono stato, mi sono caduto nel gorgo. Adesso, prima di finire, vi suggerisco, visto che alcuni di voi vorranno approfondire i temi, qualche libretto molto interessante. Questo è il primo, Sapolsky, perché le zebre non viene luce? Perché le zebre vivono in maniera naturale e gestiscono lo stress in maniera diversa da noi. Leggetelo, è molto importante, è pesantino, è molto lungo.
Questo purtroppo è l'inglese ed è un testo abbastanza profondo ma molto importante. L'ha pubblicato la ditta che fa queste belle cose. E appunto dice l'origine delle malattie infiammatorie croniche e sistemiche e le loro conseguenze. È un libro molto importante. Ciao bella, grazie. È un libro molto importante e molto aggiornato. Se qualcuno di voi conosce bene l'inglese e ha delle voglia di approfondire scientificamente le cose, importanti. Perché Straub, Rainer Straub, è un collega tedesco di grande importanza e rilevanza a livello mondiale che da tanti anni studia questi aspetti metabolici. Noi abbiamo una scuola collegata con questa ditta che ogni anno organizza un ECM, quindi un corso di approfondimento di quello che noi medici dobbiamo fare per forza, giustamente. E quindi da anni stiamo studiando questi temi con i più importanti relatori a livello internazionale. È stato uno di questi. Maier è un altro, lui ha studiato soprattutto l'aspetto del PPG, quindi la relazione del sistema nervo-vegetativo con le altre funzionalità. Io non sono d'accordo con questa visione, comunicazione mente-pancia, come viene presentata, perché sono quelli che dicono abbiamo un secondo cervello nella pancia, eccetera. Non è vero dal mio punto di vista. Comunque è uno scienziato molto importante e dice delle cose molto significative. Questo è in italiano ed è facilmente comprensibile. Questo è un testo fondamentale. Il professor Rotiglio è stato il dirigente, il capo dell'Istituto Italiano di Nutrizione. Purtroppo ha scritto poco, ma leggete questo libro perché racconta dagli albori della nostra storia la nostra vita sociale, individuale e la nostra relazione con i cibi, documentato e inoppugnabile. Luciano Lozio, lo conosciamo, è un farmacista che insegna nell'università in Sicilia, è stato uno dei pionieri dello studio dei probiotici, cioè di quei batteri intestinali fisiologici che noi dobbiamo sponsorizzare per digerire meglio. Allora, proprio ieri con la Promatec abbiamo stabilito che a ottobre faremo una conferenza sugli ultimi aggiornamenti sui probiotici, che la do come news. Bene, quindi ricordate che a ottobre dovete essere qua. La Promatec ha fatto ultimamente due probiotici importanti. Uno è l'autosel per le problematiche orali, quindi gengiviti, stomatiti, eccetera. E l'altro psicobrain per aiutarci a dormire meglio. Vedremo se funziona. Per cui il probiotico non più come integratore quasi della flora intestinale, ma quasi come antidepressivo. Sì, lavorando sullo schema che diceva anche Maier prima, la comunicazione mente e cervello. L'altro libro è una chicca, si chiama Il cervello goloso, ed è un libro che si occupa degli aspetti neurobiologici del gusto, cioè noi mangiamo e ci piace tanto mangiare in certi casi, quindi si parla del concetto di meccanismi di gratificazione rispetto al cibo. Quando sono amplificati questi meccanismi diventiamo grandini. Riassumendo, la scienza nutrizionistica attuale non si muove più quanto sei alto, quanto pesi, mangia questo e non mangiare quello. Quindi non ci occupiamo del perdere peso innanzitutto, ma non ci occupiamo di perdere peso quando è necessario, in conseguenza della modifica di parametri che abbiamo visto essere alterati. Se una persona accumula massa grassa, non basta dirgli mangia poco o non mangiare. Il digiuno non fa bene. Non dobbiamo digiunare, dobbiamo mangiare bene. Ogni volta che noi digiuniamo, il nostro cervello entra in allarme, ha paura di morire, non abbiamo nutrimento. E quindi che cosa fa? Attiva un processo metabolico che chiamiamo di risparmio, cioè produce di più massa grassa, perché il grasso, l'olio, per unità di misura, per unità di volume, è il costituente corporeo che rilascia più energia. È più conveniente bruciare l'olio che non lo zucchero, per esempio, le lampade, la lampada di Aladino è una lampada a olio, non è una lampada a zucchero o proteine. Quindi se digiuniamo produciamo massa grassa, quindi non è una buona cosa digiunare. Oltretutto, essendo ancora più in allarme, quando noi siamo in allarme, il nostro cervello lavora in maniera grossolana, veloce ma grossolana, la grossolanità
è la base delle malattie cronico-degenerative e si connette con l'aspetto infiammatorio cronico. Questo sono io, se volete che ne discutiamo ancora di questi temi, ci vediamo qui, ne parliamo, tutto quello che volete. Io lavoro qua una volta alla settimana, grazie all'ospitalità dell'Alberto, che non si è ancora stufato di me. Sono ben contento. Noi siamo coetanei, quindi la nostra classe è una forza della natura. Ma insomma, un po' natura. Poi dobbiamo mantenersi sano. Se adesso avete ancora 10 minuti di curiosità, possiamo, su un individuo a caso, fare la misurazione della composizione corporea, così vedete come si fa e abbiamo dei dati abbastanza precisi. Se volete possiamo fare questa cosa, ci mettiamo un minuto. Nel frattempo, mentre state pensando che sarà la cavia sacrificale, se ci sono delle domande, sono qua per rispondere se riesco. Di cosa? La cavia donna viene richiesta da Alberto. Eccola lì, trovata. Donna bionda di giovane età, in buone condizioni fisiche. Deve avere una condizione, scusa. Cosa calze? Sì, ci servono il piede destro e la mano destra. Quindi se lei ha le calze incollate sulla penna. Allora, si mette sdraiata. Comunque, intanto che lui sistema queste cose qua, una serata che faremo probabilmente a maggio o a giugno, primi di giugno, tanto per stare in tema di alimentazione, sarà food e wine. Però, nel senso, serata più ludica che veramente come questa, nel senso che ci sarà un sommelier che parlerà un po' del vino e ci accompagnerà a fare un assaggio di vino. E ci sarà, non so bene ancora chi, comunque, una persona con cui lui collabora che ci parlerà di alcuni tipi di piatti e di alimentazioni un po' particolari, cioè
piatti un po' unici, per cui sarà l'occasione di sentire, sì, quattro chiacchiere, ma di assaggiare anche un po' di roba particolare. Cui, collegata a questa serata, ma in maniera molto diversa. Quindi abbiamo capito che non andrebbe bene, sicuramente, però un attacco non fa mai male. Sì, cioè. Mentre invece se qualcuno vuole qualche locandina di queste qua, ve le lascio. Cos'è il programma? Di due serate di marzo che sono proprio la tangoterapia, questo nuovo modo di vedere il tango. Cosa è intanto per lui giusto fare una domanda? Sì. Magari solo un secondo che metto in funzione tutto. Mi dice solo il suo nome. Vuoi mettere in un posto particolare? Si ricorda al essere peso? Procedura molto semplice, dobbiamo chiaramente misurare l'altezza del peso della persona, metterla sdraiata umanamente, ma aspetta che non faccia misura, poi vedi mirata. Sdraiata, ci mettiamo due elettrodi sul piede destro, due sulla mano destra. Gli elettrodi servono a iniettare il segnale e ricevere la risposta. Ci mettiamo in totale un minuto, poi discutiamo insieme i dati che saranno per forza di cose approssimativi in parte erronei, ma ci serve per vedere come si fa. Dipende cosa vuole, dice che c'è.
la Ciclandia, quindi ripeto, saranno dati necessariamente imprecisi, ma ci è servito soprattutto per far vedere quanto sia facile mettere in atto il meccanismo che in condizioni naturalmente adeguate dà risultati più profondi. Allora, vediamo delle cose interessanti. Vedete in alto, questo è il nuovo puntatore elettronico, acqua totale 50, buono perché i valori sono da 50 a 65, però acqua extracellulare 53, presenza di stato infiammatorio significativo, massa magra 83, buono, massa grassa 17, il 17 è compreso nel range, quindi siamo in una situazione di ancora di fisiologia. Però è basso il metabolismo basale, 1300 il minimo, siamo a 1246, quindi un po' di stancabilità, di debolezza da mettere in conto. Infatti vediamo anche che siamo un po' in sottopeso. Vedete che la Claudia è nel quadrante centrale, quindi nel quadrante fisiologico, sta bene, abbastanza bene, ha due fattori di rischio però, lo stato infiammatorio, abbiamo visto l'acqua extracellulare alta, e quello c'è sicuramente, e una riduzione della massa ossea. Allora andiamo a vedere quanto osso c'è. 2,6 kg, il minimo sono 3 kg, quindi probabilmente anche per il fatto che c'è uno stato infiammatorio, la massa ossea è un po' calata. Perché cara? Non ve l'ho ancora raccontato. Quando noi abbiamo problemi di acidosi, nutrizione, vari fattori, il nostro sangue, per farci stare vivi, deve avere un range di valori molto ristretto. Quindi dobbiamo avere a disposizione nel corpo delle sostanze che chiamiamo tamponi, che riducono l'acidità. E ce ne vogliono tanti perché il range è stretto, quindi i tamponi dove sono? Nell'osso soprattutto. L'osso è una miscela di sali di calcio basate su molecole come i fosfati, i bicarbonati. Quindi quando noi dobbiamo tamponare un'acidità, andiamo nell'osso, tiriamo fuori queste molecole, buttiamo via il calcio che non ci serve e usiamo i tamponi. Per questo chi ha osteopenia ha il calcio elevato nelle urine, per esempio, che lo sta eliminando. E per questo non serve dare il calcio a chi non osteopenia, perché lo perde il calcio, ma il problema non è il calcio, il problema è l'acido. Per assurdo gli fanno bere tanto l'acido, per assurdo. Come? Per assurdo gli fanno bere tanto l'acido, esattamente il contrario. Chi cerca di curare l'osteopenia o l'osteoporosi con il formaggio deve ancora studiare un po' di biochimica, cioè perché se acidifico ulteriormente per portare del calcio, cosa faccio? Aumento la situazione, produco una situazione che favorisce i calcoli. Nel rene e nella cistifera. Osteoporosi uguale acidosi. Osteoporosi uguale acidosi. Qui vediamo, potassio totale 2,86, vuol dire che lei sta perdendo ancora massa muscolare. E il valore della massa muscolare è 26,2, quindi un pochino al di sotto del valore normale. Quindi deve regolare, come abbiamo detto prima, regolare la dieta e fare più attività fisica. Visto che siete felici insieme, tutte e due, tutina la mattina presto. Lui vede che la fa, lei forse anche lei? Bene, bene, ancora. Se fa attività fisica va bene, allora bisogna concentrarsi sulla dieta, sull'acqua. 5 giorni su 7. 5 giorni su 7 della vita. Bene. Vedete che naturalmente per la Claudia il grasso previscerale non è un problema, però avendo ridotto la massa magra, glicosio e proteine sono ridotte. Alla sera si può fare attività fisica, ma deve essere un'attività non di forza, ma di resistenza. La forza al mattino, la resistenza la sera, quindi magari corsa lunga, ma tranquilli. Il mattino invece scatti i pesi. Se lo facciamo alla sera, favoriamo lo switch metabolico.
Cioè, sì, io non c'è crossfit per la sera. Crossfit, che è molto... Però duro. C'è il mattino, non la sera. È lavoro. Capisco. Capisco benissimo. Però fisiologicamente è fatto un attimo. Cos'altro possiamo dire? Possiamo dire che... Scusa, la sensibilità dinamica di questo esame, cioè mettiamo che questa è la situazione, dopodiché uno inizia una correzione, cioè questo più corretto stile di vita. Questo esame dopo quanto tempo, diciamo, è verosimile per captare questa... Allora, questo esame legge le condizioni risalenti a 2-3 settimane prima, almeno. 2-3 settimane. Non è se lo faccio oggi, mangio bene, lo faccio domani, no. Che vuol dire anche che probabilmente uno stile di vita più corretto inizia a mettersi in moto in questo periodo. Certo, noi abbiamo dei meccanismi, tanti meccanismi e di, come dire, durata temporale differente. Quindi per avere un esito dobbiamo aspettare del tempo. Normalmente noi facciamo il primo feedback, il primo controllo dopo 2-3 settimane. Proprio oggi ho visto una paziente dopo 3 settimane e i valori sono rimasti identici, quelli misurati. Cosa è cambiato? La prima visita aveva 11 MUS, 11 sintomi vaghi, oggi ne ha 2. Quindi lei si sente meglio, perché sta meglio dalla branca neurologica, il sistema nervoso ha cominciato a lavorare meglio, ma la regolazione indotta dai nervi non ha ancora attivato la carne. Sui diciamo valori così, quelli diciamo un po' più duri, tipo l'osso, fegato, eccetera, sono tutti molto più lunghi. Normalmente sì, dobbiamo aspettare queste 2-3 settimane, 4, ma dobbiamo tenere presente poi la situazione di ciascuno. Per un giovane atleta i tempi sono più rapidi, per un vecchio infiammato cronico i tempi sono più lenti, perché c'è meno risposta da parte dei tessuti infiammati, fibrotici, con poco ossigeno. Comunque sono sempre dati che ti danno un'idea, quando non cambiano vuol dire che c'è una resistenza forte, va cercata e va aiutata. L'ultima cosa che volevo dirvi, posso dire la Claudia, è che la Claudia è una che lavora tanto con la testa. Guardate qua che colonnona di ossigeno si mangia sul cervello. Siamo tanto in questa condizione, ripeto, è una condizione funzionale, quindi stiamo vivi con questa situazione, ci dice solo che, attenzione, bisogna fare qualcosa per, quindi andare a dormire. Ecco, sicuramente va rivista l'idea di fare attività pesanti alla sera in questo caso, perché l'attività pesante alla sera è il lavoro, è insegna. Certo. E ognuno si deve confrontare, la nostra vita ci porta ad avere queste condizioni, dobbiamo trovare delle soluzioni che saranno individuali. Comunque grazie della partecipazione e della capacità. Se qualcuno ha qualche domanda, prima che finisca l'ultimo granello, nessuna domanda, tutte le cose che vi ho detto le avete trambugiate, anche la Vittoria, nessuna domanda. Qui, com'è sta storia? Dico io una cosa. Sì. Allora, qui che hai parlato di mangiare pasti integrali e così, io ho scoperto e sto mangiando, per esempio, le paste con grani antichi, tipo la pasta senatore Cappelli. Ammetto la mia ignoranza, fino a 6 mesi fa, per me esistevano, non dico la Barilla, ma per me esistevano solo queste paste qua. E ho scoperto invece che c'è un mondo, paste con i grani antichi che hanno una curva glicemica molto meno impattante della fricola, si chiama fricola 00, delle paste super raffinati, e quindi devo dire che sono anche più buone, ma soprattutto hanno un impatto glicemico di bocca, hanno questa curva. Sì, perché i cereali oggi non sono poi tanti quelli che mangiamo dappertutto, li mangiamo quasi dovunque e sono sempre i soliti. Sono chiaramente geneticamente modificati, sono loro, perché devono essere come dire, efficienti rispetto all'industria di trasformazione. Quando parlo con la gente, la gente pasta è la Barilla, sì, sì, nel senso che la pasta la vuoi, è la bianca super raffinata,
Ogni volta che vedete un cereale raffinato sappiate che, ciao grazie, il cereale raffinato corrisponde all'80% al peso del zucchero bianco. Chi ha problemi di iperglicemia deve stare attento al tipo di carboidrati, quindi integrare sicuramente. Bene, vedo che siete stati pazienti, remissivi, perché... Per me sì, sono i cioccolatini, chi vuole premiarsi, sapete che non fanno bene, i cioccolatini. E poi l'Alberto di solito ci porta in cantina a mangiare salame e bere il vino. Quindi, c'è una cosa importante, c'è un detto latino che adesso mi viene in mente, sempre in anno lì c'è pinzanire, i latini dicevano, una volta all'anno va bene dal fuori di matto, quindi quando vogliamo fare l'uovo fuori dalla cavagna, così dice nel cellese, va bene, però, sì, se il sistema è forte, va bene cimentarsi con le cose che non vanno neanche bene, cioè uno sportivo, guardate lì, lui è uno sportivo, si vede, è fatto da sportivo, Lui sopporta delle cose che un non sportivo non sopporta, perché? Perché è fortemente allenato, ha tanta massa magra, tanto muscolo, tanto osso, quindi ha una risorsa più degli altri. Colesterolo che cosa? Come dicevo prima, il colesterolo è un tema molto importante. Continuamente visto e rivisto, adesso si discute ancora l'altro giorno al convegno, c'era un relatore che diceva che forse il 10% dei casi dove noi imputiamo la problematica del colesterolo, forse il 10% è relativo al colesterolo, altrimenti sono tanti gli altri fattori. Per quanto riguarda l'aspetto circolatorio, quello che sappiamo oggi è che il colesterolo diventa un problema quando si coniuga con l'aspetto infiammatorio, soprattutto infiammazione cronica di bassa intensità, perché è l'infiammazione che crea la condizione locale, perché si creano aggregazioni, piastrine, cellule, bla, e quindi si crea l'alterazione endoteliale, quindi l'occlusione del lume, quindi il problema che conosciamo. Ma il colesterolo da solo, lo sappiamo da quelli che hanno l'ipercolesterolemia genetica, hanno dei valori impressionanti, ma non necessariamente hanno patologie dovute a quello. Sicuramente l'eccesso di grassi di cui il colesterolo fa parte è da guardare con un occhio di attenzione, ma ripeto, va visto insieme a tutte le altre cose. Bruno, cosa fai per il colesterolo? Cosa faccio io? No, cosa proponi alla gestione? Ah, questo tipo di nutrizione, alternativa metabolica circadiana. Che hai parlato di nutrizione, il colesterolo ce l'ha tutti, cosa proponi? Io propongo di non vederlo come un nemico, o comunque, quando noi cerchiamo la causa dei nostri problemi, dobbiamo sapere che sono tante le cause. Se ci focalizziamo solo su una, spariamo lì col cannone, ma non prendiamo la totalità del problema. Quindi abbiamo, come dicevo prima, allora, quando abbiamo problemi metabolici, la via normale è infiammazione, riduzione della massa magra, aumento della massa grassa. Nella massa grassa c'è il colesterolo, ma non dobbiamo dimenticare che il colesterolo è la molecola di base di tutti i nostri ormoni. Quindi sparare sul colesterolo non è sempre produttivo, dobbiamo vederlo nel contesto. Allora, questa strumentazione, questa cultura nutrizionale moderna ci aiuta a vedere nel contesto, quindi contestualizzare le cose che vediamo tutte insieme. Quindi usciamo dalla mentalità non mangio il pomodoro, non mangio la melanzana e sto bene, non vuol dire niente, non è quello il tema. Il tema non è il cibo è mio nemico o mio amico, il tema è io sono capace di digerirlo oppure no, quello è il tema. E nella digestione fanno parte tanti fattori, la regolazione nervosa, la quantità di acqua, la flora batterica intestinale, il tipo di cibi che mangiamo a quale ora, abbiamo visto, sono tanti fattori, dobbiamo tenere presenti tutti, dobbiamo fare cultura. Queste serate ci servono per smontare un po' dei miti e per far capire alle persone che i problemi sono tanti ma raggruppabili in famiglia, non ce n'è uno solo, per cui ho il colesterolo, allora prendo la statina naturale. La statina naturale. Il valore di colesterolo, sei quali? Ah, sicuramente, certo. Ma lo sai come è l'olio alimentare. Comunque sei stato molto bravo, grazie. Grazie. Grazie.
assolutamente c'è il italiano perché ha rispettato le sue regole. Ah, avete visto, sono fatto, ho meritato, ho puntato, c'è la latina. Sì, sì, è stato, secondo me, poi assolutamente circadiano. Grazie della pazienza, grazie di tutto e arrivederci a presto allora. Come questo, quello di morte, quello di morte.
viene presa non c'è un'altra cosa che 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 non c'è un'